Però ci siete stati molto bravi a riconoscere Vanquish e mi rende strafelice il fatto che tantissimi di voi siano rimasti legati a questo titolo targato Platinum Games, il cui nome troppo spesso viene oscurato da produzioni di altro calibro. Comunque, Tapion è stato il più veloce di tutti, mentre la risposta più sbagliata, se vogliamo, è anche profetica. Preparatevi perché domani balleranno in tanti. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi un direct alla volta. Inutile dire che quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perché così, de botto, senza senso, ci ritroviamo con la conferma che il Nintendo Direct di settembre esiste e in più verrà trasmesso domani alle 16. Quindi bisogna fare il punto della situazione su cosa aspettarsi o meno dalla presentazione, senza però tralasciare anche altre succose notizie. Mi raccomando, non c'è tempo da perdere, vi voglio concentrati e scattanti. Mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare il sito Viola, dove domani a partire dalle 15.30 seguiremo insieme in live il Nintendo Direct. I link li trovate tutti quanti in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di partire con le speranze e le prediction sul Nintendo Direct, bisogna innanzitutto discutere di tre eventi altrettanto importanti che hanno riguardato e riguarderanno il mondo dei videogiochi. E partiamo da Ubisoft Forward, che si è svolto sabato scorso. Come avevamo pronosticato, il Forward è stata una vetrina sul futuro di Assassin's Creed, che si strutturerà in questo modo. Il prossimo titolo della serie principale sarà Mirage, ambientato nella Baghdad del IX secolo, e si tratterà di un ritorno alle origini della saga, con un gameplay che privilegerà l'impostazione stealth dei primi episodi. Poi Assassin's Creed Infinity sarà una sorta di hub che collegherà diverse esperienze targate Assassin's Creed, tra cui spiccano i due nomi in codice Red, un open world ambientato nel Giappone feudale, e il suo seguito, Hex. Poi c'è anche Jade, un titolo action-adventure pensato per il mercato mobile, e poi anche un adattamento live-action prodotto da Netflix, che verrà accompagnato da un titolo pensato come esclusiva per gli abbonati al colosso dello streaming. Tutto molto bello, però per me il momento più alto dello show è stato toccato con il nuovo gameplay trailer di Sparks of Hope. Finalmente abbiamo visto un'intera missione di gioco e soprattutto come funziona il combattimento. Le sensazioni sono strapositive ed avendo amato il primo capitolo non posso che rimanere a bocca aperta di fronte a questo Sparks of Hope. Ah, e sono stati confermati anche 3 DLC post lancio, uno dei quali aggiungerà Rayman, quella che un tempo era la mascotte di Ubisoft, al roster dei personaggi giocabili. Il nuovo Mario Rabbids uscirà il prossimo 20 ottobre e per me ha tutte le carte in regola per diventare uno dei papabili GOTY 2022. Molto meno entusiasmante è stato lo showcase di Disney e Marvel, caratterizzato da un ritmo molto frenetico che ha praticamente impedito di farsi un'idea chiara di quello che veniva mostrato. Tra le cose più interessanti ci sono sicuramente la data di uscita di Midnight Suns, prevista per il 2 dicembre, il nuovo trailer di gameplay di Monkey Island, in uscita il 19 di questo mese, la remaster del gioco dei Gargoyle, un vero colpo al cuore che farà la felicità dei vecchiacci come me, e anche l'interessantissimo platform in 2D in esclusiva per Nintendo Switch, Illusion Island. Anche questo è un grandissimo omaggio ai platform che hanno fatto la storia del genere negli anni 90. E poi, tra una marea di trailer in CGI e giochi mobile, spicca l'annuncio teaser di un titolo crossover tra Captain America e Black Panther, che presenterà una storia originale ambientata nell'universo Marvel. Del gioco non si sa nulla, neanche il titolo, ma solo che sarà una produzione AAA e sarà sviluppata da un team capitanato da Amy Henning, director dei primi Uncharted. E per chiudere anche un piccolo sguardo al futuro, perché tolto di mezzo il Direct, sarà il turno del Tokyo Game Show, che quest'anno vedrà la presenza massiccia di alcuni tra i publisher nipponici più importanti. Capcom, per esempio, ha già confermato la scaletta delle sue 2 live stream. La prima si terrà alle 16 del 15 settembre e avrà al suo interno un nuovo trailer di Street Fighter 6, nuove informazioni sulla Gold Edition di Resident Evil 8 e aggiornamenti sul futuro di Sunbreak. E non mancheranno poi, per me la cosa più interessante, novità su Exo Primal e la collection dei Mega Man Battle Network.
Una presentazione ricchissima a cui seguirà il giorno successivo una stream dedicata unicamente a Street Fighter 6. Insomma, tenetevi pronti perché sarà una settimana ricca di appuntamenti imperdibili. Ma ora passiamo al motivo per cui tutti quanti siete qui, il Nintendo Direct di domani. Ma parliamo realisticamente, che cosa possiamo aspettarci da questa presentazione? Beh, come al solito partiamo da quanto detto nell'annuncio ufficiale da parte di Nintendo. La presentazione durerà circa 40 minuti e sarà dedicata ai titoli per hashtag Nintendo Switch in arrivo questo inverno. Quindi si tratta di un Direct a tutti gli effetti, niente mini o partner showcase, pensato per tirare gli ultimi aggiustamenti alla scaletta dei mesi finali dell'anno e per dare ovviamente qualche succosa anticipazione per il 2023. Dai rumor e da leak sappiamo già quali potrebbero essere alcune delle attrazioni principali. Sembra essere finalmente giunto il momento di svelare i porting di Wind Waker, Twilight Princess e anche Metroid Prime. Sono abbastanza fiducioso nei confronti di questi titoli. La vera scommessa è capire come verranno proposti da Nintendo. I due Zelda saranno messi all'interno di una collection oppure verranno venduti singolarmente a prezzo pieno? Metroid Prime, invece, avremo una trilogy o solo una corposa remaster quasi remake del primo episodio? Ma anche qui, si tratterà di un prezzo pieno oppure la remaster verrà proposta con qualche formula alternativa? Però rimane il fatto che l'idea dietro a una presenza così massiccia di remaster è quella di creare una sorta di apripista o antipasto a quelle che saranno le due produzioni più importanti dei prossimi anni. È lecito aspettarsi qualcosa in più riguardante Breath of the Wild 2 e Metroid Prime 4? Qui farei un distinguo, mi aspetto la presenza di Breath of the Wild 2, se non altro per mostrare un po' di nuovo gameplay e il titolo del gioco che darà finalmente una chiave di lettura sulle intenzioni di questo sequel. Avremo una data ufficiale? Qui secondo me è ancora presto per dirlo, magari potrebbero tirare fuori un semplice primavera 2023, ma nulla vieta che il gioco venga rimandato ulteriormente alla fine del prossimo anno. Mentre per Metroid la vedo più buia, ma la presenza di una remaster di Prime necessita per forza di cose l'accompagnamento di novità su Prime 4. Non dico di dare una data di uscita, ma dai, almeno un teaser trailer che non sia il logo del gioco, forse farebbero meglio a tirarlo fuori, così giusto per rassicurare i fan. E poi mettetevi il cuore in pace, non ci sarà alcun accenno a un nuovo modello di Switch, né tantomeno a qualche edizione limitata di OLED. Con l'uscita della OLED di Pokémon dietro l'angolo, dubito fortemente che presenteranno una nuova edizione limitata prima dell'uscita di questa. Per quanto riguarda la NSO, mi aspetto un refresh importante dell'offerta contenutistica, anche perché Nintendo deve invogliare i vecchi abbonati a rinnovare la sottoscrizione. Quindi le novità non credo si limiteranno al presentare nuovi giochi all'interno del catalogo Nintendo 64. Stavolta è il turno del Game Boy, ma anche qui bisognerà vedere come Nintendo deciderà di dividere l'offerta tra abbonamento base e pacchetto aggiuntivo. Io rimango dell'idea che potrebbero dividere Game Boy e Game Boy Color inserendoli nell'NSO base, mentre l'Advance farlo diventare un'esclusiva del tier superiore. Per quanto sarebbe un sogno bagnato, scordatevi il GameCube su NSO. È molto più probabile che nel corso del tempo Nintendo inizi ad attingere sempre di più dalla libreria del cubetto tramite remaster, porting e remake. L'occasione è troppo ghiotta per mancare una monetizzazione diretta inserendo una libreria così desiderata all'interno di un servizio in abbonamento. Detto questo, ci sono ancora numerose incognite. Con l'attenzione mediatica ormai non rivolta più verso la guerra in Ucraina, la situazione per Advance Wars potrebbe sbloccarsi e il gioco potrebbe ricevere una data per dicembre 2022. Inoltre c'è ancora in ballo il nuovo Fire Emblem, che in realtà ci aspettavamo di vedere già nel Direct di febbraio. Il titolo per ora è misteriosamente scomparso, nonostante siano state leakate delle immagini scattate durante le sue prime fasi di sviluppo. Il problema fondamentale però rimane uno e tenetelo bene a mente nel formare le aspettative verso questo Direct. Da settembre in poi il mercato è già saturo di titoloni in uscita e c'è veramente poco spazio per annunci a sorpresa. Per quanto mi piacerebbe ad esempio vedere un nuovo Donkey Kong, io non riesco proprio a immaginarmi una finestra di tempo dove inserirlo. E se poi l'attenzione deve essere rivolta tutta verso Metroid e Zelda, temo che Mario Rabbids sarà l'unico contenuto dell'anno con protagonista la mascotte della grande N. Certo è che ormai iniziamo ad avvicinarci all'uscita del film, prevista per aprile dell'anno prossimo, e prima o poi un trailer lo dovranno rilasciare. Chissà, magari potremo vedere il ritorno di un siparietto tra Koizumi e Miyamoto. Ah, e poi ho anche un timore. Se è lecito aspettarsi novità sparse riguardanti titoli sul versante multiplayer, come Switch Sports e Mario Strikers Battle
League, ma non è che come sorpresone Nintendo ci tira fuori il seguito di One to Switch? Sarebbe abbastanza epico vedere il gioco che i rumor descrivevano come una delle più grandi schifezze su cui Nintendo abbia mai messo la firma. E se dovessi scegliere tra questo e Metroid Prime, beh. Poi ragazzi, 40 minuti sono tanti e non dimentichiamoci il supporto delle terze parti. Qualche giorno fa si vociferava di Takes Two su Switch, però intanto non sappiamo ancora nulla di Silksong, che ormai è praticamente diventato un miraggio o un meme. E poi perché no? Potremmo finalmente vedere il primo trailer di gameplay di Crisis Core girare su console ibrida. Ma questi sono solo i primi esempi che mi vengono in mente. Le possibilità sono infinite e sono curioso di sapere quali sono le vostre aspettative nei commenti. Però ecco, mi raccomando, hype a mille, ma con moderazione. E questo però ci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme del Direct di domani. E non solo. Noi mi raccomando, ci vediamo domani alle 15.30 in live sul sito Viola per seguire insieme la presentazione. Voi nel frattempo fate i bravi, dormite sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele Direct, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io mi sento male, 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 male.